Invito Paolo Palumbo, Maria Antonietta Farina Coscioni, Irene Testa, Rosario Palumbo, perché come sapete è orario di cena, sono appena le 11 meno di 5, quindi e abbiamo la possibilità di parlare con Paolo, con Marco, con Maria Antonietta. Di un grande progetto che è Sapori a Colori, sconfiggere la malattia con la buona cucina. Allora, Irene Testa e Maria Antonietta Farina Coscioni hanno avuto il pregio di farmi scoprire personalmente questa storia e vi racconto perché a Radio Radicale insieme a Maria Antonietta facciamo una trasmissione che si intitola La Nuda Verità. La Nuda Verità è un viaggio all'interno delle storie dei ragazzi con disabilità, di persone che in qualche modo vivono l'amore, la sessualità e vari aspetti in modo differente. E ci siamo imbattuti in tantissime storie. Tra le tante storie, praticamente siamo andati in Sardegna per raccontare la storia di Andrea Turnu, che è un DJ che fa tutto con gli occhi. E lì io ho conosciuto il papà di Paolo, che ci ha raccontato di Paolo, cioè almeno a me ha raccontato per la prima volta, e Paolo per me, insomma, è un personaggio leggendario perché in qualche modo ha la capacità di trasformare in realtà i suoi desideri, le sue aspirazioni, cioè proprio è il ritratto opposto della generazione che sta chiusa dentro casa. E quindi diciamo che la gratitudine che in qualche modo dobbiamo a Paolo e anche quella, diciamo, di farci da esempio. Paolo ha la SLA, che è una malattia che in qualche modo ci fa paura solamente a sentirla pronunciare, però fondamentalmente il suo sorriso e le sue azioni sono proprio l'antidoto a questa malattia. E non solo. Allora, io chiedo a Maria Antonietta un po' di dirci e di raccontarci un po' come abbiamo scoperto poi la storia di Paolo, perché era un viaggio in Sardegna, come ho anticipato. Intanto arriva anche Don Andrea Ciucci. E abbiamo scoperto un ragazzo e una storia bella ed importante, e ce ne siamo in qualche modo un po' innamorati. Sì, questa è una presentazione un po' anomala, perché insomma siamo tantissimi, quindi visto che già i tempi si sono allungati, no, non vi spaventate, saremo brevissimi. Ma Paolo è giovanissimo, ha 19 anni e si è ammalato 2 anni fa di sclerosi laterale amiotrofica. Ed è posso dirlo, un piccolo genio, nel senso che la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia che lascia intatte le facoltà dell'intelletto, però costringe a chi ne è affetto a irrigidirsi sempre di più fino a quando, ad esempio, perde la parola, perde la possibilità dei movimenti e tra le cose che si perdono anche la possibilità di deglutire, quindi di alimentarsi in maniera autonoma. E quindi la passione di Paolo è quella della buona cucina, quindi del buon gusto, un po' come tutti. Durante la sua scoperta e durante le sue indagini sulla sclerosi laterale amiotrofica, si è imbattuto in un altro malato e la domanda che lui ha posto a questo malato è stata quella: che cosa ti manca di più? Qual è il desiderio che vorresti si realizzasse nella tua condizione di malato? E questo suo compagno, possiamo dire, di sventura e di avventura, gli ha risposto: a me manca il cibo, manca il riassaporare il gusto delle cose che
di cui mi nutrivo. E quindi Paolo, ovviamente che con gli ingredienti, con il gusto, stava costruendo la sua professione, ha pensato bene in collaborazione con il papà Marco, che mi sta accanto alla mia sinistra, e con l'altro braccio, l'altra anima di questa avventura, che è Rosario, fratello di Paolo, hanno studiato una formula, che posso dire una formula magica, però io non voglio svelarvela io questa formula magica, questa porzione anche un po' afrodisiaca, dipende insomma dai gusti che vengono trattati. E quindi vorrei dare la parola a Paolo, soprattutto chiedere a Paolo, anche perché ci siamo già incontrati nella nostra, noi possiamo dire, fedelissima Radio Radicale, insomma, il 7 di maggio scorso, prima del tuo incontro, alla vigilia del tuo incontro con Obama a Milano, possiamo dirlo, di raccontare qual è l'emozione di portare avanti questa tua porzione magica. Innanzitutto, salve a tutti, grazie di essere qua, a partecipare a questa presentazione del libro. Mi spiego come nasce, diciamo, il tutto. Io faccio lo chef da 14 anni, perché mio papà è uno chef, è il mio maestro, avendo delle attività in famiglia. Ho fatto in modo di iniziare a lavorare in cucina e soprattutto la cucina è sempre stata la mia passione. Perciò amando il cibo, amo mangiare bene e soprattutto amando la cucina come lavoro. Per 4 anni ho lavorato manualmente in cucina, finché 2 anni fa dovevo fare un test per un'accademia, che è l'accademia più importante d'Italia, da Walter Marchesi. A 2 mesi al test il braccio destro si è bloccato, non capivo cosa potesse essere. Poi avevo un po' di premura perché avevo il test aperto. Fatto sta che da luglio purtroppo non si capiva di cosa trattasse, e ho fatto visite in tutta Italia per altri 8 mesi. Poi a marzo dell'anno scorso mi hanno operato al plesso brachiale, pensando si trattasse di una comune lesione. Perciò il test per l'accademia è slittato, perciò adesso mi opero, faccio fisioterapia e poi lo faccio l'anno prossimo. Facendo fisioterapia non cambiava niente, anzi, il braccio non si muoveva per niente. Da lì a giugno dell'anno scorso ho avuto gli stessi sindromi del braccio destro al braccio sinistro. Perciò non capivo di cosa trattasse, e andando a fare fisioterapia tutti i giorni chiedevo ai dottori cosa potesse essere. Loro mi rispondevano: guarda, essendo tu destro, avendo solo un braccio momentaneamente, lo stai sfruttando dopo, perciò stai tranquillo, prendi le vitamine che tutto si mette a posto.
Poi tenendo conto che è ad agosto, diciamo che bancollavo. E mio papà mi ha detto, ma sei ubriaco? E io sono, guarda, veramente non ho capito proprio nemmeno la vita, perciò è impossibile. Mi ha ripetuto la domanda forse 6 o 7 volte nel corso della serata, perciò ho detto, ma cosa dicendo? Anche 2 giorni dopo avevo una visita di controllo a Nuoro, all'ospedale per il bacio d'osso. In questa visita ho detto a Nuoro, guardi, ho dei piccoli problemi anche all'altro braccio e poi a volte vengono. Lui mi ha sbiancato e mi ha detto, guarda, si è ricoverato d'urgenza. Vabbè, mi ricovero, fanno le analisi e poi arriva una sentenza, una diagnosi. Mi diagnosticano la SLA. Avendo appena compiuto 19 anni, non cambia niente la vita. Va avanti, faccio feste, uscite notturne, è tutto uguale. I miei amici e la mia famiglia fanno in modo che io la prenda molto positivamente, però pensavamo magari hanno sbagliato, perciò andiamo a Milano dove veramente capiscono se esistono. In questo ricovero mi hanno messo, diciamo, alla fine del reparto e non capivo perché, forse in un ultimo scemo isolato. Anche una mattina mi viene la curiosità di girare e vedere cosa c'era nella testa mia. Mentre giravo capivo che mi avevo isolato per non vedere gli altri malati, diciamo, negli stadi più avanzati, ma a me questo non faceva né caldo né freddo perché sapevo già di questo adesso. Entro in una camera e c'era un uomo collegato al letto. Parla con gli occhi, non mangia autonomamente e non respira autonomamente. Anche busso, la voce robotica del computer mi sta avanti, entro e gli faccio un milione di domande. Lui comunque molto pazientemente risponde, mi spiega, ma poi gli chiedo, ma cosa ti manca di più? Cosa vorresti avere? Cosa hai perso a causa della malattia? E lui mi risponde, il piacere del gusto. Anche lì per lì essendo uno chef in galera, ma uno che ama mangiare bene. Rimasto un po' colpito e ho detto, guarda, adesso non mi aspettavo questa risposta, però tempo 6 mesi e mi invento qualcosa. Vado via, in camera c'è mio papà e mia mamma, il mio grande maestro, perciò ho detto, guarda, Antonio a questa domanda mi ha detto così. Cosa facciamo? Dobbiamo per forza fare qualcosa. Lui mi guarda, e la facciamo? E gli facciamo un libro di ricette normali, che poi una volta omogeneizzate possono essere somministrate a persone che hanno
problemi di guarigione. Va bene. È da il 10 settembre. Torniamo in Sardegna, chiamiamo Luigi Pommata, che è lo chef con quello del libro. Mio papà, io volevo farlo con lui, libro, ma lui decide di farlo fare con Luigi, perché comunque è molto preso emotivamente. Questo, da questa situazione, perciò mi sta a fianco, mi dà una mano, ma coinvolgiamo Luigi. In mezz'ora troviamo il fotografo e l'editore e iniziamo a lavorare per il libro. Facciamo le ricette, le foto e stavamo facendo forse l'ultima ricetta e io riguardo dico ragazzi, però il libro va bene fino a pagina 2. Perché Antonio non può avere niente in bocca, non può deglutire nemmeno gli omogenizzati. Perciò dobbiamo studiare e inventarci qualcos'altro. Ecco, mio papà mi guarda e mi vede, cavolo, hai ragione, dobbiamo studiare. Torniamo a casa e mio papà, mio papà fa la cena, mio fratello aiuta, ci guardiamo e dico guarda, proviamo a usare la cucina molecolare, tipo facciamo la carbonara tramite la cucina molecolare, estraiamo l'aroma della carbonara, lo rendiamo liquido e poi ci mettiamo un tampone, imbeviamo di questo aroma e lo appoggiamo sulla lingua del malato, perché è vero che la SLA blocca quasi tutti i muscoli, ma le papille gustative rimangono buone. Perciò iniziamo a lavorare, decidiamo di non chiedere niente a nessuno e di finanziare di tasca nostra questo denaro. Speriamo una, due, tre, mille volte. La millesima volta facendo il tiramisù riusciamo a stare l'essenza come se fosse proprio un tiramisù. Mio papà mi fa, adesso chiudi gli occhi, apri la bocca che proviamo il tampone. Io chiuso gli occhi, io sono uno che ci prova, però finché... Dobbiamo cambiare il microfono qua, eh. Che finché non tocco le sue mani, non ci chiede. Quando mi ha messo la mano in bocca, sembrava proprio di avere un cucchiaio di messo in bocca. Anche... eravamo al settimo cielo, essendo io ancora a Milano, decidiamo di sperimentare il tampone e vedere se davvero è efficace. Durante la sperimentazione mi ha colpito particolarmente un uomo che era 6 anni, che non muoveva negli occhi, nella bocca, niente. Una volta che il dottore gli ha aperto la bocca e gli ha messo il tampone, ha fatto un sorriso pazzesco. E l'altro diceva, ma come è possibile? Tu non muovi niente, non muovi gli occhi da solo. Alla fine la sperimentazione è finita un mese fa, un grande risultato. Il 100% dei pazienti condividevano il suo risultato. Ma al momento dello studio siamo resi conto che quando uno non dice più si formano delle secrezioni, un misto fa tipo una colla sulla lingua che va continuamente aspirata.
al momento, una volta dato il tampone, la stessa situazione esperimentale. Perciò, oltre che dare il gusto, e soprattutto aiutare a vivere il paziente dignitosamente, ci siamo resi conto che la nostra idea può essere usata anche come fisioterapia del cavolo. Perché al momento sembra impossibile, ma al mondo nessuno aveva mai pensato di ridare il gusto, di ridare il gusto e soprattutto di fare fisioterapia del cavolare tramite il cibo. Abbiamo da poco lo stato d'Obama a Milano, grazie a Marco Guattieri, un grande uomo. E si è buttato a capofitto per questa causa. Il progetto è più che immenso. L'intero ricavato del libro abbiamo deciso di darlo alla ricerca Brasda. Una parte, perché per il tampone mi è stata fatta una grossa offerta per l'acquisto del brevetto, sia da una grossa casa farmaceutica, ma anche da una multinazionale mondiale. Io potevo prendere tanti soldi che per un ragazzo di 19 anni potevano essere davvero tanti, ma ho deciso di lavorarci, aprire l'industria e dare il 30% degli utili alla ricerca Brasda. Perciò vi consiglio umilmente di acquistare il libro. I piatti sono davvero un capolavoro, ma soprattutto un grosso aiuto alla ricerca. Perché per sconfiggere una malattia come questa ci vogliono tanti soldi. E per questo motivo la ricerca mi è aiutata. E soprattutto vanno sostenuti i progetti che aiutano la ricerca, quella vera, non le associazioni che si rubano i soldi e fanno finta di fare ricerca. Perché quando abbiamo fatto il libro mi sono messo a studiarmi i bilanci di tutte le associazioni italiane. In quel momento ho capito perché nel 2017 non esiste ancora la cura per la SLA, perché su una donazione, anzi su un ricavato di 10 milioni, le associazioni, quelle grosse, 9 milioni e 8 si riprendono in borse stipendi e 200 mila euro l'anno. Chissà a chi le danno. Perciò abbiamo deciso di buttarci capofitto in questi progetti e far sì che veramente al mondo la SLA venga sconfitta. Allora, io chiamo un attimo in causa un personaggio nuovo rispetto a questo quadretto ormai consolidato, costituito da Irene, Marco, Maria Antonietta, Rosario, Paolo, che è Don Andrea Ciucci, perché Don Andrea, no, perché noi andiamo in giro per l'Italia a fare le presentazioni, quindi diciamo sei un nuovo innesto. Allora, Don Andrea ha scritto un libro che, cioè un più di uno, però insomma qui ne ha portato uno che poi omaggerà a Paolo, che si chiama A tavola con Abramo, le ricette della Bibbia. Allora, c'è questa, secondo me, cosa bellissima di Paolo, che fondamentalmente, al di là della carta d'identità che vi ha mostrato, che vi ha detto lui, quindi non c'è bisogno di aggiungere nulla, che diciamo, ha un desiderio quasi primordiale, possiamo dire, il desiderio di provare gusto, di provare qualcosa di indescrivibile, perché poi il gusto.
diciamo, forse tra i sensi è quello più difficile da descrivere a parole o con le lettere, insomma. Ecco, che potenza ha questo progetto, Don Andrea? E soprattutto, quanto è antico questo progetto? Buonasera a tutti e grazie dell'invito e la possibilità di essere qui questa sera. Questo progetto, secondo me, ha la possibilità di riporre al centro della questione della nostra vita, tutti, nessuno escluso, il fatto se questa vita ha sapore oppure no. È brutale, perché arriva al centro di questa roba qua. Ma la tua vita sa di qualche cosa oppure no? Oh, non è mia la frase, eh? La frase è di un noto gastronomo, cioè di uno che ha scelto di dire le cose più importanti e di fare le cose migliori a tavola, che si chiamava Gesù di Nazaret, il quale a un certo punto ha detto che se la vita perde, se il sale perde il sapore, non serve a nient'altro che a essere buttato via. Se la tua vita perde sapore, non serve a niente. Il sapore diventa un indicatore della qualità dell'esperienza umana. Esigente, fino all'inverosimile, perché c'è il rischio serio che la tua vita sia buttata via se non c'è sapore. Allora questo progetto diventa interessante proprio per questo. Primo, per un rispetto e attenzione alle storie di chi sta vivendo una malattia che appunto sentiamo ancora non riusciamo ad affrontare e a sconfiggerla, che è il nostro, credo, desiderio grande. Ma poi perché c'è una questione più seria, appunto, che c'è da sempre, di che cosa sa la tua vita, che sapore ha, che sapore prende. E, come? Che colore ha? Sì, non è un brano evangelico, non è parola evangelica, ma credo che assuma lo stesso tema. E con un ultimo pensiero, che poi io finisco, è che l'esperienza cristiana è l'esperienza di chi si preoccupa che la vita propria e quella degli altri abbia sapore. Lavoriamo per la stessa operazione, perché ci sia sapore nella vita, perché non si arrivi a dire che meriti di essere buttata via. No, no, noi lavoriamo perché la mia vita, la tua vita, la sua vita, la vita di, come si chiamava quel signore che hai intervistato, del signor Antonio, sia segnata dal sapore e quindi meritevole di essere vissuta. Chiamo la capotavola, Irene, che sta giù dall'altra parte. E, un po' la storia di Paolo ce l'avevi descritta, eravamo in macchina, io, te e Stefano Marrella, che stasera fa la regia qui, e praticamente ci raccontavi un po' di questo ragazzo e di questo padre che non si arrendevano. Allora, sono passati molti mesi da quel momento. Fondamentalmente questa lotta ha dato un sapore alle cose. Ecco, diciamo, per te che sapore ha la lotta di Paolo e la lotta del suo papà, di Rosario e di tutta la famiglia, che poi è anche un'altra cosa che vorrei chiedere a Don Andrea dopo questa costruzione. Ma questa è una storia incredibile, meravigliosa, direi, da alcuni punti di vista. Se solo pensiamo che quando noi siamo demoralizzati, siamo tristi, abbiamo dei dolori molto forti, non sempre sappiamo come reagire, alcuni di noi reagiscono, altri soccombono, e mentre invece noi abbiamo qui una famiglia che ha reagito, che lotta ogni giorno, abbiamo un padre che è una madre che si adoperano tutti i giorni per, come dire, lottare per questo loro figlio, affinché lui possa portare avanti ciò che più desidera, che in questo momento è questo suo progetto di cui si è parlato, del tampone, per ridare la possibilità alle persone che non possono mangiare perché affette da malattie gravi di poter sentire i sapori, e già questa è una cosa meravigliosa. E in più abbiamo un ragazzo che si è ammalato e dal dolore, da questo grande, diciamo, peso che gli è capitato addosso, ha saputo trasformarlo e fare qualcosa anche per gli altri, affinché gli altri che si trovino a vivere una malattia come la SLA
in qualche modo possano riassaporare il cibo, i sapori. E Paolo non è solo, Paolo ha una famiglia forte, ha un fratello che lo aiuta in tutto, che sono Rosario. Rosario si adopera per accompagnarlo, per dare una mano in ciò che Paolo in questo momento non riesce a fare. Loro sono davvero una forza della natura e danno un esempio a tutti noi, credo, importante, perché la vita è anche questo, purtroppo, sono anche difficoltà enormi che a volte ci troviamo davanti e che non sempre sappiamo affrontare. Loro lo stanno facendo in un modo straordinario, in un modo che non solo per se stessi, ma anche per tutti coloro che veramente hanno necessità. Noi abbiamo visto, abbiamo avuto modo di vedere anche i filmati delle persone a cui è stato fatto assaporare questo tampone, e abbiamo visto come persone che da anni non potevano mangiare, sentire i sapori, le reazioni di queste persone, di gioia, di insomma, proviamo a immaginare noi stessi se per anni non potessimo sentire il sapore del cibo, che cosa vorrebbe dire poter di nuovo assaporare un cibo. Loro hanno provato con il tiramisù, con diversi piatti, diciamo, perché poi Paolo e il padre sono degli chef e quindi anche diciamo dei piatti di un certo tipo. Però io credo che questo loro impegno, questa iniziativa sia un qualcosa che merita davvero un grazie, ma soprattutto che merita di essere divulgata e di essere diffusa, che questo loro libro Sapori a Colori possa diventare un libro che venga conosciuto a livello non solo nazionale ma anche internazionale. E su questo loro sono stati bravissimi, hanno raggiunto persino il presidente degli Stati Uniti Obama, ex presidente degli Stati Uniti Obama. Ma io credo che la forza di Paolo e della sua famiglia, ma insieme anche a Maria Antonietta Coscioni, perché non dimentichiamo che forse Maria Antonietta credo sia stata una delle prime insieme a Luca Coscioni ad impegnarsi sull'importanza che la libertà di ricerca scientifica a oggi nel nostro paese. E quindi io credo che a queste persone vada tutta la mia stima e soprattutto il nostro grazie, e mi auguro che voi possiate continuare questa lotta per voi ma per tutti noi. Grazie. È il turno del padre, poi torniamo a Maria Antonietta e chiudiamo con Don Andrea. Allora, fare il padre di un ragazzo così è una bella responsabilità. Quante volte ti sgrida tuo figlio al giorno? Perché il ragazzo poi tra l'altro è abbastanza... È difficile. Quello sì, è difficile, ma no, ma non è per questione di sgridare o meno, perché comunque quando si ha a che fare con un dramma come la SLA è sempre un'impresa ardua. Però il paradosso è che Paolo è lui che dà forza a tutta la famiglia, tant'è che quando è arrivata questa sentenza noi eravamo disperati e lui invece col suo solito sorriso ha detto non vi preoccupate, supereremo anche questa cosa qua. E poi l'altro eroe di questa storia è Rosario, perché Rosario ha lasciato tutto. Ha lasciato la scuola, ha lasciato tutto quello che aveva, perché gli ha detto momentaneamente io sarò le tue braccia, sarò le tue gambe, quindi ti permetterò di fare tutto ciò che tu in questo momento non puoi fare, però quando tu guarirai darai una mano a me per recuperare quello che non ho fatto. Quindi questo è un esempio incredibile. A me Paolo e Rosario sono sempre stati una cosa unica, fin da bambini, però veramente l'amore che sprigionano loro due è, ripeto, la forza che danno sia a me che a mia moglie. Poi per il resto ha detto tutto Paolo è quello che mi ha tornato, mi ha fatto tornare a 40 anni a studiare. Ho iniziato a studiare la cucina molecolare a 40 anni perché lui mi ha imposto dicendo che la soluzione per ridare il gusto a chi
non può deglutire era quella. Effettivamente io sono uno chef di vecchio stampo, non guardavo la cucina molecolare come un qualcosa di negativo, ma devo dire che comunque in quel caso aveva ragione, perché ridare il gusto veramente a chi non ce l'ha. Io ricordo le parole che disse il secondo, è un signore inglese che vive a Milano, la seconda persona che ha partecipato a questa sperimentazione, ha detto: mi hai ridato la vita la seconda volta, proprio per questo. E il tampone, il nome del tampone si chiama Il gusto della vita. Questo. Grazie. Allora, Maria Antonietta, prima di chiudere, vorrei anche un commento da te, perché un po' la storia di Paolo, come abbiamo visto, l'abbiamo vista un po' crescere. Qual è la potenzialità e quale frontiera può sfondare una storia così? Perché, diciamo, oltre ovviamente la giusta attenzione che si dà a quello che Paolo, Rosario, il papà, la mamma, insomma tutta la famiglia hanno fatto e stanno facendo per la collettività, però questa è anche una storia che parla di futuro, e difficilmente poi, insomma, appunto Irene ricordava che forse tu e Luca siete stati una coppia che ha declinato la parola futuro anche nella difficoltà, così come Paolo declina la parola futuro nella difficoltà. Allora, che futuro può dare questa battaglia e questa ricerca? Beh, io ringrazio Irene per aver citato Luca, perché quest'anno, proprio nella giornata del 16 luglio, Luca avrebbe compiuto 50 anni. E a proposito, vorrei ringraziare il Corriere della Sera, Corriere.it e la giornalista Alessandra Rachi per aver dedicato un articolo e un video molto bello proprio sul il buon compleanno a Luca Coscioni. E credo che ricordarlo oggi e vedere negli occhi di Paolo l'entusiasmo, perché non dimentichiamoci che quando ti fanno la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica si è sconfitti in partenza, quindi la tua idea è quella ovviamente di reagire ad una sorta di cioè di diagnosi che non lascia, diciamo, altre vie da percorrere se non quella di riviverti e ricostruire quello che sei. Sostanzialmente Luca ha fatto questo e Paolo ha fatto questo, e quindi averlo incontrato, Paolo, vuol dire che ogni malato nella sua malattia, non so se il termine è giusto, però rigenera e si rigenera e rigenera le proprie potenzialità. Paolo ha fatto questo, cioè la sua professionalità, che era ovviamente in divenire, le sue conoscenze, la sua ricerca, l'ha posta nel poter contribuire attraverso la sua esperienza a dare, come ha detto lui, gusto e vita e sapore ovviamente ad una quotidianità che è limitata, che è limitante in ogni tuo pensiero, perché se decidi di dover bere, di doverti alzare, non lo puoi fare se non aiutato da qualcuno. Quindi credo che il valore di questa arte, possiamo chiamarla così, cioè l'arte per Paolo è quello di aver reinventato un gusto diverso, ma non per se stesso, ma anche per tutti quelli che sostanzialmente magari nella nostra fretta quotidiana non assaporiamo, magari non ci fermiamo ad assaporare o comunque a dedicare il tempo che è quello, insomma, di mangiare, anche di attribuire a quel tempo una sorta di meditazione. Paolo ci ha fatto meditare sul valore del cibo, la qualità del cibo e anche il modo attraverso il quale poter introdurre all'interno del nostro corpo
gusto, piacere, e quindi questo è sostanzialmente per lui il significato di dare al futuro e del futuro. Grazie Maria Antonietta. Un'ultima battuta con Don Andrea. Allora, ci sono degli elementi importantissimi in questa storia. Il primo lo abbiamo già affrontato, quello dei sapori. Il secondo c'è la famiglia, ovvero c'è un sistema, una comunità di persone che in qualche modo sorregge, aiuta a realizzare non solo un sogno, ma fondamentalmente a vivere con interezza un'esistenza. E dall'altra parte c'è il fatto che un ragazzo malato fondamentalmente dia dei prodomi di speranza e dica alle persone che magari consumano la propria vita con velocità, come diceva Maria Antonietta, come assaporare la vita. L'importanza ovviamente è sotto gli occhi di tutti di questa cosa, però storicamente anche è stata una delle delle storie, delle scoperte dell'uomo, quella del cibo, di mangiare con gusto. Oggi quanto la storia di Paolo ci può anche riportare a quell'originarietà dell'assaporare, e non solo dello sfamarci in maniera indistinta, ma del rendere bella e forte una dimensione anche come quella del cibo? Ogni tanto, quando ho a che fare con gli adolescenti della mia parrocchia, sapete, quelli che ce l'hanno con i genitori, che li odiano e tutte quelle robe lì, gli dico: ma scusa, tua mamma ti fa la colazione la mattina? Sì. E da quando? E da sempre. Me le conti, per favore? E questi iniziano a contare, non so, 17 anni per 365 giorni, escono migliaia e migliaia di... Quando fanno il numero si fermano e capiscono. Perché è vero, nell'esperienza del cibo, un cucciolo d'uomo scopre che c'è qualcuno che si prende cura di te sempre. Cioè, te ti alzi la mattina e anche se hai mandato a quel tal paese la tua mamma, te la mattina dopo la tua mamma, magari un po' arrabbiata, però la colazione c'è un prendersi cura. La tavola è uno dei luoghi dove tu scopri che c'è qualcuno che si prende cura di te e che te non sei solo, anzi di più, hai anche un posto sociale, perché in tutte le nostre case non ci si siede a caso a una tavola. Ognuno scopre di avere un posto, che è il segno delle sue relazioni. Con un ultimo pensiero, se volete fare un libro di ricette che venda tante copie, bisogna intitolarlo Le ricette della nonna. È un classico, no? Funziona così, no? Ah, che buone le ricette! Non è vero, mica mangiavano sempre bene all'epoca, non mica così. Ma perché funziona la ricetta della nonna? È perché la nonna mi vuole bene. Perché dice tutto il calore, la ricchezza, cioè... Quella ricetta lì che magari la torta non è proprio poi proprio la cosa migliore del mondo, ma ha tutto il sapore degli affetti e automaticamente diventa la cosa migliore del mondo. E se volete giocare, io credo che un po' di nonne ci sono, quante volte avete fatto da mangiare con i vostri, gli avete insegnato a fare da mangiare i vostri nipoti? I vostri nipoti non faranno da mangiare come voi, meno male, ecco, se proprio devo dire la verità, ma... no... Ma l'hanno studiato lì, ne hanno scoperto il senso lì. E così c'è un trasmettersi della sapienza, della passione, e c'è anche un aprirsi al futuro. Vostro nipote non farà mai il sugo come lo fate voi, meno male, ma lui si ricorderà come io mi ricordo il sugo di pomodoro di mia mamma, che è il migliore del mondo. Grazie Don Andrea, quindi ci dovremmo aspettare per il boom delle vendite Le ricette della nonna di Paolo Palumbo, questa è la sintesi della serata. Allora, io vi ringrazio, vi dico che lì nel locale, cioè in quella vetrinetta, insomma quel bancone, potete acquistare sapori a colori, avete insomma secondo me parecchie ragioni per farlo, e grazie perché è mezzanotte meno 20 e siete rimasti insomma ad ascoltare noi, ad ascoltare, esatto, è venuta fame tra l'altro dopo tutte queste cose, quindi buon proseguimento di serata.